chi non mette mi piace ora è francese. Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui con le vostre richieste di sban dell'altro sito, quello viola. Siccome l'ultimo episodio aveva aggiunto la quantità di mi piace richiesta, io questa volta ve ne chiedo uno a testa. E vediamo se riuscite a farlo, seriamente. Vediamo se riuscite a farlo. E tra l'altro vi ricordo di iscrivervi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Perché se non lo farete, sapete che succede? Già lo sapete, non è una minaccia. Siamo qui nelle richieste di sban dell'altro sito. E tra l'altro vi ricordo che domani ci vediamo in live per guardare insieme la sesta puntata del collegio, la quinta puntata. Comunque quella nuova ce la guardiamo in live, in diretta, sempre dalla Rai, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci vediamo sull'altro sito. Detto questo, preparatevi al cringe. Al cringe del cringe. Del cringe. Vi lascio il video. Signori, oggi è il giorno. Il giorno in cui i bannati, i residenti nell'inferno, potranno redimersi, oppure no. Ma non saremo noi a scegliere. Sarete voi, totalmente voi. Oggi c'è lo Sban Day. Il primo si tratta del signor La Nonna di Da Baby. Ma l'ho vista in chat varie volte, era La Nonna di Da Baby, eh? Sì. Cioè, lui è partito il giorno 5 novembre e inizia a scrivere: buonanotte, bello, che bel giocatore. I soldi li fanno al cesso. Se mi date 10.000, scaldo la panchina che è un amore. Vabbè, minchia, Asbur, Roberto Palle d'Oro, Lenindoschi, Rondo da Corsa. Come? Poi mi chiede: vuoi un Rolex rubato? Giusto. Perché tu cosa dici? Perché non amo il... Mio nonno è Frodo, quello dell'anello. Freddo o Frodo? Allora, ragazzi, Frodo, bannatemi Oz, fate qualcosa di utile. Voglio essere sbannato dal maestro Stormy. E lì Federica lo banna. A questo punto scrive: è tutto un complotto, una gang di 08 hanno pagato il fratello del cugino del vicino di casa per chiedere in chat a Sasuke di bannarmi. Che sarebbe Ukinas. Bravissimo. Per convincerti, caro Stormy, ti iscrivo al concorso per diventare un nuovo maestro lì, Mastro Lindo. Pazzesco. Comunque vedo più verdi, ragazzi. Claudio sta votando con Nine, ma Claudio, io la tua opinione la voglio qui. Comunque, ragazzi, vedo più verdi, quindi 3, 2, 1... Riammetti. Bimbo merda, c'ho 7 colpi a salto. Ecco, scrivendo c'ho 7, c'ho 7 due pompa e 20 colpi. Si gode come la mamma di Papone. Allora, ragazzi, questo bannato il proprio ha scritto 4 messaggi. Il primo: porco bio. Che vabbè, ci sta alla fine, ci sta. Vabbè, no, gli piace il bio, non gli piace. Poi scrive: fagotto. Faremo con cazzotto. Delle mani: ciao Stormy, buonasera Twitch. E poi dal nulla: meno il... Cioè, dopo 20 minuti. Dopo 20 minuti li gira il c***o e scrive: meno il... No, qua posso usare io 10 bonus. Cioè, neanche io 10 bonus. Allora, ragazzi, e qui. Però leggiamo prima la richiesta di ammissione, che è questa: stavo pisciando mentre scrivevo. Mi puoi sbancare, plz. Sbancare? Sbancare. Allora. Ma quando c'è la banca, Matte, perché non ce l'hai mai detto? Scusate un attimo, ma quindi lui stava pisciando mentre stava scrivendo questo messaggio? A me sa di fake, ragazzi, onestamente. No, vabbè, se ci pensi tu, vabbè, tu non sta pisciando, magari ha una mano, un era il T9. Condividere ciò che stava vedendo, ovvero un coglione, magari. Ah, nel senso, lui ha guardato tipo le palle, allora ha scritto con enoglio. Sì, probabilmente è quello il senso del messaggio, perché non vedo il motivo. Se saluta, poi dice coglione, quindi non c'è. È vero, raga, è vero. Ora, per me va accettata la riammissione. La prossima volta trattieni l'urina. Mi sembra giusto. Procediamo, prossimo. Oddio, ma questo è sub. Questo è sub. Jack era. Jack, come l'ho bannato io? L'hai bannato? Siamo a 2 ban per te, Matteo. L'ho bannato io. No, ma lui è un mematore. Perché lo conosco, un mematore. Alle 17 c'è il reveal di Hazard Zone. Vabbè, comunque. Ma STM si è evoluto. Violenza domestica? Allora, vi vedo un po' irascibili oggi. Mantenga la calma. No, comunque un momento di irascibilità io lo riammetterei, ragazzi, con un commento. Una didascalia, una nota. Vi in chat. Oh, allora, già qua dice Claudio. E qua la situazione cambia. E qua la situazione cambia, ragazzi. Bannato Claudio. Il 2 novembre. Claudio. No, ma c'è una ragazza. Allora, ovviamente, ragazzi, si vede già subito che il signor Fede Wars viene perché guarda le live del collegio. Infatti, si vede Telegram e dico 11, 19, 3, 2, 1.
53, Claudio. Si sono rotte le droghe. Droghe? Che droghe? Di che cosa droga? Satarro sul pelato. Oh no. Aiaia, brutta roba. Questo è grave. Non su di me, ma era sul collegio, credo. Dopodiché, Free Bossetti. Mi sembra giusto. E poi si asserisce al fatto che il signor Amir abbia dei gusti sessuali diversi dai miei, ad esempio, però non c'è nulla di male. E scusa per le parole che ho detto, spero che non ricapiti mai più. E comunque è una parola grave, ragazzi. C'è un modo per non farlo capitare mai più. E qua è grave. È direttamente. Nai! Ma no, ma Illusory Lockets, ragazzi! Ma Illusory, ma come ha fatto a farsi bannare? Allora, leggiamo un po' di messaggio. No, raga, fate spam di scam. Questo è abuso di potere, ragazzi. Masarone è nascosto dai ladri, chiamatelo. Albanesi a casa di Masarone. Masarone è stato napoletanizzato, evidentemente in Bulgaria ce ne sono tantissimi. Allora, io non so, Masarone, che insomma legami abbia con la criminalità organizzata albanese, credo. Poi non so se in chat qualcuno lavora alla polizia, ci può confermare che Masarone effettivamente ha dei collegamenti con la criminalità albanese. Ah, confermate tutti? Io tutti confermo, tutti. Ok. Aramaramaram. Chris, se leggi questo messaggio hai il pacco piccolo. Quindi in mia difesa posso dire che la mamma pensa il contrario. Io risposto. Sì, sono d'accordo anch'io. Aspetta, hai ragione. D'accordo con lui. Hai ragione. Ho visto tutto. Allora, Simone il napoletano, a proposito. Ciao, porco. Yo. Vai a dormire che tardi, coglione di merda. Allora, io direi... Leggi la descrizione, tra l'altro. Scherzo. Oddio, rifiuto le levanti. Ti ho riammesso. Sì, ma vedo troppi rossi. Scherzo. Attenzione. Scrive il 17-9. Non andate da Jumpidec. E qui siamo d'accordo. Porco d***o. Sto bestemmiando per finire nel video su YouTube. Porco d***o. Moderatori, siete dei coglioni. Sapete cosa facciamo, ragazzi? Allora, io invito il mio montatore a oscurare il nome di questo tizio, perché noi lo rifiutiamo. Ti metto nel video, ma ti blurato. Oscuro il nome. GG. GG. Attenzione, che qua mi hanno insultato Fedi e Devil. Attenzione, qui lui è entrato giusto per creare un macello. Questo mi ricordo, se era anche una discussione. Ah, sentiamo un po'. Allora, Miezzo Maciel. Questo credo che sia di Bolzano, credo. Ma quando pushi mai? Ma quanto sei scarso? Grazie, amo. No, bro, 23 anni. Tu invece, quando ti fai una vita? Ah, perché lui stava insinuando che Fediz non fosse ancora nato. Io dico quello che vedo. Poi scrive: come stai rovinato, madonna mia? Devil ha chiamato rinforzi. Lo so, fatevi una vita. Allora, tua madre. No, quella io, orizzontale. Sto farabutto. No. Però domani ti svegli nel mogano. No, nel legno. No, nel legno. Nel legno. No, nel legno. Dai, ci sta. Ah, Zero. Allora, purtroppo Zero comunque è un altro che scrive sempre presente. Vedete, Gulag, D, c'è uno presente, no? Però ha litigato con qualcuno. Con chi aveva litigato? Bella domanda. Ha litigato con se stesso, Zero. Perché si è autoinsultato taggando se stesso. Ha taggato se stesso. No, ti spiego perché. Con la nuova funzione. No, Flega, non mi interessa. Lasciami credere quello che voglio. Scusa. Perché io vedo qua il tag. Quindi, per quanto mi riguarda, nella clip di YouTube sarà io che rido dopo che. Giusto, signor montatore? Non ho capito. Comunque, io, ragazzi, vedo un po' di verdi. E onestamente sono d'accordo. Perché io farei così. C'è stato un. No, però aspetta. Lui togliamo l'ultima possibilità. Cioè, io so che. Cioè, ha detto una cosa brutta, Saretta. Infatti, io. Cioè, mi sacrifico io, Saretta. Mi prendo le sue colpe. Devil dice Nine. Cioè, lui ha sbagliatissimo. Lui ha sbagliato, ovviamente. Avete ragione. Comunque, ha ragione, ragazzi. Perché mai insultare i mod? Mi dispiace. Avete ragione voi. Però l'ha riammesso.
No, lì no. L'hai riammesso, sì, l'hai riammesso. Ah. C'è scritto in alto in grosso. Sbagliato, me lo ribannate, per favore.